Ciao a tutti, oggi mi vedete in compagnia di una fanciulla che non mi ricordo se io non ho già accennato in qualche video precedente, forse sì, ho dato qualche, però non ho detto poi nulla di particolare. Comunque, Sonia è una ragazza che fa parte del gruppo Telegram, una delle prime, cioè sì, comunque lei c'ha dall'inizio, è ufficialmente una cozza che un anno fa, in pieno lockdown, ha avuto una idea fantastica. Diciamo che non si è data per vinta. Beh, adesso la sua storia la faccio raccontare da lei, ovviamente. Io sono onorata di avere, cioè, ho avuto il piacere di ricevere per prima quello che ha creato. Grazie, ti ringrazio tantissimo, perché già quando mi hai contattato per dirmelo, cioè, insomma, mi aveva già fatto piacere anche solo per il pensiero che hai avuto. Però non aggiungo niente, ti lascio raccontare a te. Allora, ciao a tutti, mi dovete scusare perché sono super emozionata, quindi se incepperò un pochino, insomma, Non ti sarà preoccupare. comprensibile. Allora, io mi chiamo Sonia, come ha detto Ornella, sono una ragazza sarda, sono un architetto, sono specializzata in interior design e grafica digitale. Durante il primo lockdown, insomma, come tutti, ci siamo ritrovati chiusi in casa, una situazione del tutto nuova. È partito il mega decluttering casa, quindi tutti avremmo sistemato armadio, mobiletti, tutta la casa. Quando sono arrivata a sistemare le mie creme e i miei trucchi, che sono tanti, no, non eccessivamente tanti, però abbastanza perché sono appassionata, mi sono resa conto che per molti non ricordavo né quando li avessi comprati, ovviamente quando li avessi aperti, e quindi di conseguenza la data di scadenza. Adesso sappiamo benissimo tutti, magari quelli che seguono il canale di Ornella, come funzionano le date di scadenza, c'è scritto il PAO nel prodotto, però effettivamente dietro il prodottino, se noi non ci segniamo quando l'abbiamo aperto, ha voglia di ricordarci quando scade, impossibile. E quindi lì, quando ho finito di riordinare, ho pensato, ma mi piacerebbe, già volevo comprare un'agenda. E quindi ho pensato, ma mi piacerebbe un'agenda che magari ha qualche planner speciale, qualche template dedicato al mondo dei beauty. Ma sicuramente qualcuno l'avrà ideato, qualcuno con Vuoi che tutte nessuno le ci abbia pensato? migliaia di brand che esistono, senza fare nessun nome. Però, vabbè, vado su Google, cerco 10 minuti, mezz'ora, un'ora, non trovo niente. E neanche in inglese. Avevo detto, sai che c'è? Ho un sacco di tempo libero, i programmi io li so usare, Photoshop, InDesign, tutti i programmi di grafica, qualcosina di disegno digitale la so fare, me la faccio io. E quindi ho iniziato a disegnare, a progettare, a scrivere tutto quello che mi sarebbe piaciuto, ma inizialmente era un'idea giusto per passare il tempo, per farla per me stessa, perché la volevo, non esisteva. Ho la possibilità, la creo. E poi ho pensato, ma se io che sono appassionata di questo mondo ne ho bisogno, comunque mi farebbe piacere averla, certo non è un oggetto di fondamentale importanza, è uno sfizio, come tutte le cose beauty, però ci fanno stare bene. Ho detto, ma se serve a me, potrà servire anche a qualcun altro, potrà piacere a qualcun altro. E quindi adesso, ad aprile 2021, finalmente dopo un anno di lavoro, di ritardi. Perché poi entrando un pochino in questi meccanismi qua, poi ho capito effettivamente cosa c'è dietro la creazione di un prodotto. Fosse stato per me la mia idea quella di uscire prima del Black Friday l'anno scorso, ma utopia. Poi ho detto, ma magari riesco per Natale, poi ho detto, ma magari riesco per San Valentino. Vabbè, insomma, tra una cosa e l'altra siamo arrivati a questo punto. Anche per la scelta che tu hai fatto cioè del prodotto che tu volevi, cioè Esatto, artigianale. siccome volevo che fosse un prodotto di qualità, anche questo ha portato appunto al protrarsi del tempo e a rimandare più e più volte l'uscita di questo prodotto. Stavo dicendo, è un prodotto totalmente made in Italy e di produzione artigianale. Infatti ha una parte cucita a mano, quindi con una tecnica che insomma è abbastanza ricercata. I materiali appunto sono made in Italy, la carta è certificata,
mi pare si chiami la certificazione FSC, quella contro il disboscamento delle Ah. foreste, quella apposta della carta, dove ho utilizzato materiali riciclati, quindi carta riciclata e buste in cartone per le spedizioni, per un approccio completamente senza plastica. Arriverà appunto la confezione e il regalo, ho deciso di renderla gratuita, insomma, inclusa in ogni ordine, proprio per aumentare l'esperienza anche perché quando compriamo qualcosa ci facciamo sempre un regalo ed è sempre una bella sensazione, anche se l'abbiamo comprato da sole, e Il quindi per amplificare questa sensazione. logo l'hai fatto tutto tu, immagino, dici perché. Ah. Allora, sì, questa agenda l'ho pensata, ideata, disegnata io dal singolo puntino al pacchetto, regalo, Bello, tutta. bellissimo. Non c'è stato nessun processo affidato a qualcun altro, quindi mi rende ancora più Orgogliosa. orgogliosa. È molto carino, Sì. cioè, a parte che proprio ti identifica proprio. Dovresti fare gli stickers con gli stickers, non questi che ho visto, gli stickers quelli di Telegram ci vorrebbero con le tue Ah sì, espressioni, sarebbe fantastico. beh, io l'ho fatto partendo da una mia foto, il È molto logo, carino. quindi questa sono proprio E il nome? resa a cartone. Allora, per il nome ci ho pensato tanto, inizialmente avevo qualche idea diversa, avevo pensato a skincare planner, qualcosa di un pochino più specifico. Poi mi sono detta, non voglio fermarmi semplicemente magari a questo prodotto, perché di idee ne ho tante in testa e spero di poterle realizzare nel corso del tempo. Quindi ho deciso di scegliere come nome Plan Your Care per creare un mondo dove una persona, una volta che ci entra, esatto, per identificare un mondo in cui ci si prende cura di sé. Allora, di solito l'agenda viene legata più al mondo lavorativo, quindi magari c'è tutto uno stress dietro, sai, le solite classiche agende delle aziende che tu prendi, ci devi scrivere gli appuntamenti. Io questa l'ho pensata per essere tenuta magari sul comodino o anche in bagno. Comunque, per essere, ovviamente poi uno la può usare in qualsiasi situazione, ci mancherebbe, lo spazio ce n'è tantissimo dentro. Però, per come me la sono immaginata io, è un prodotto magari da utilizzare la sera, da tenere sul comodino, magari mentre compili con le cose che ci vuoi inserire, e quindi ti prendi quei 5 minuti tutti per te per compilarla. E quindi per questo. Quando mi scrivono, ultimamente è successo più spesso, ovviamente, perché con tutti i dispositivi, le creme, trattamenti vari, la mattina questo e la sera questo, però 2 o 3 volte alla settimana la tretinoina, e quando non usi la tretinoina devi usare te. Diverse Menu persone mi hanno Face, il scritto. tripolare. Come fai a ricordarti queste cose? Tempo fa ho visto il video di una YouTuber che mostrava tutti i dispositivi e quindi spiegava come li aveva divisi durante la settimana, e ha fatto vedere proprio non so, era un grafico, una cosa, insomma, una tabella in cui aveva scritto giorno per giorno le cose. Oh, qua abbiamo il prodotto che ti aiuta a fare È tutto questo. pronto, è Quindi pronto, non adesso devi fare siamo. niente. Dai, adesso lo possiamo far vedere, direi. La Sì. possiamo far vedere. Mi dispiace solo che non ci sia il sole, ma io vi farò vedere una clip per farvi vedere quanto brilla, perché Sonia, amante del glitter, non poteva fare una cosa non sbrilluccicosa. Facciamo tutte gazzelate Alzato, oggi. al sole dai il meglio di sé, ma anche con la luce del bagno, devo Ah, dire è vero, non ci ho che fatto si caso, devo andare a intravedono vedere. i È vero, è vero. glitterini della carta. Fighissimo. Sai, questa copertina che è rigida, con l'elastichino che la chiude così. Esatto, abbiamo l'elastico per tenerla chiusa e il segnalibro per Ma tenere segno appunto di una pagina. ce la vuoi illustrare così? Anche se no, io ne abbiamo parlato prima, non l'avrei svelata tutta, ecco, cioè, però No, non la qualche svegliamo chicca, non la tutta, sveliamo tutta. infatti. Però Qualcosina. un po' di chicche facciamo vedere. Allora, sicuramente la particolarità è che non è un'agenda datata, quindi non bisogna iniziarla a settembre o a gennaio come le classiche agende. Certo, io vi consiglio
consiglierei, se qualcuna la dovesse acquistare, di iniziarla magari il primo giorno di un mese. Potete iniziare a qualsiasi mese. Però perché questo? Perché io ho diviso mese per mese, e infatti possiamo far vedere appunto, è personalizzabile, ogni mese ha la sua pagina per scrivere appunto il nome del mese. Ogni mese, questo lo possiamo far vedere, abbiamo il planner sulle routine del mese, quindi con i prodotti Giorno e che notte. usiamo di giorno e di notte. Poi qua ho messo in basso delle sezioni per il corpo e per i capelli. Poi, per ogni mese, io ho voluto inserire 5 pagine riguardanti le settimane. Vedete, i pallini a fianco ai giorni sono per mettere i numeri. Numero. Si fa in fretta a compilarla, ci vuole giusto una mezz'oretta, poi non è detto che una debba compilarla tutta No, insieme. infatti. Mi piace molto anche questa cosa di mettere il quadro dei pensieri. Sì, magari per Perché? annotare qualcosa di particolare che magari è successo durante la settimana. Allora, io per Oppure? ogni mese ho inserito 5 coppie di giorni. Chiaramente qualche giorno rimarrà Sì, vuoto. perché sono mesi che hanno 4, ovviamente non hanno 5 settimane. Beh, per esempio, io ci potrei scrivere se magari quella settimana lì ho provato qualcosa che boh, ho avuto una reazione, ho notato qualcosa, me l'appunto lì e ce l'ho già pronta. Ma questa per me è una chicca perfetta per quando devo fare i most played, c'è la pagina dei preferiti del mese, cioè. Ogni mese ha le Cioè. sue routine e la sua pagina sui preferiti. Poi Fantastico. prendiamo a caso, magari. Allora, dentro ci sono alcune schede relativi agli ingredienti, i principali ingredienti che chi è appassionata conosce, quindi magari acido ialuronico, acido salicilico, vitamina C. Ecco, questi sono i disegni che vi dicevo che ho fatto io. Fantastico. Ovviamente non è un manuale. Nel senso che sì, c'è scritto l'acido ialuronico, magari come composto, qualcosina. Tutti i riferimenti che io ho messo qui dentro sono stati presi da siti di medici, Sono da spunti, sono siti degli di. spunti alla fine, sì. Esatto, non c'è niente che vada nello specifico. Come poi preciso in una di queste schede, è sempre meglio ovviamente andare da un professionista, qualsiasi cosa. Ormai lo sappiamo. E quindi diciamo che ci sono una ventina di schede speciali con ingredienti e suggerimenti. Una ve l'abbiamo fatta vedere. E invece alla fine c'è tutta una parte che è la mia preferita, Anche la mia. relativa ai planner speciali. Io faccio vedere la mia preferita, poi tu scegli quella che preferisci tu. L'avevo già detta quando me l'hai fatta vedere da lontano, adesso la vado a prendere. Vediamo se è la stessa. Allora, la mia preferita, quella che mi è piaciuta di più disegnare, è quella relativa ai Ah, compleanni e ai ecco. regali di compleanno. Io invece ho trovato geniale questa. La Quella del wishlist Black del Black Friday, quella Friday. non poteva assolutamente mancare, non poteva assolutamente mancare con la lista dei desideri, la lista dei regali. Ho messo dei Fantastico. riquadri anche per tenere conto del budget. Per esempio, sulla sezione sul Natale. Sì, Abbiamo la ma sezione budget e non quindi possiamo tenere traccia. li E sveliamo poi. tutti, tutte le cose, perché alla fine veramente sono un sacco di chicche. Quella secondo me è più importante è quella dei prodotti, dove segnare i prodotti aperti. Che è quella che ha fatto nascere l'idea. Esatto. Esatto, sì. E lì appunto ho messo la tabella dove si possono inserire il nome del prodotto, la data di apertura e il PAO, quindi la data di scadenza, così non rischiamo più di usare prodotti scaduti. Già. O magari se vediamo che qualcuno sta scadendo, ce ne rendiamo conto e magari andiamo a usarlo, piuttosto che magari buttarlo poi dopo un paio di mesi. Bella, molto bella, carinissima, veramente un'idea geniale e so che hai già delle altre idee che hai in mente che ti stanno frullando perché questa cosa qua è estendibile a un sacco di cose veramente, quindi spero Sì. vivamente Per che tu possa realizzarle. quello ho voluto scegliere un nome che abbracciasse proprio un mondo intero, che è quello della cura della persona. Perché
della cura di noi stessi, ma che sia fisica e anche mentale, perché comunque staccare un attimo il cervello alla fine di una giornata un pochino movimentata, prenderci quei 5-10 minuti per compilare qualcosa che magari ci fa stare bene perché è la nostra passione, è una cosa fondamentale, soprattutto in questo periodo poi. Questo periodo si sta allungando anche un po' Un po' troppo. troppo, sì, infatti. Qua le cartopazzose ci andranno a nozze tantissimo, e io ne conosco parecchie. Quindi, se unisci praticamente una che è appassionata di cartoleria e di beauty, Una ciao! beauty, Cioè, proprio è. sì, Ciao! succede Ma un'esplosione. quanto sono carini gli adesivi poi che hai messo dentro! Sono troppo cute, bellissimi. Che bellini. Sono troppo orgogliosa io di questo prodotto e sono molto, molto emozionata. Ho il batticuore da un paio di mesi, praticamente. Ogni volta che ne parlo, poi mi scende una lacrimuccia. Si avvicina il grande giorno. In realtà noi lo stiamo registrando prima, ma quando sarà pubblicato sarà già arrivato il grande giorno. Io ovviamente qui sotto ci mancherebbe, vi lascio tutti i riferimenti di Sonia, l'account Instagram, TikTok. Abbiamo scoperto che è una grande Facciamo TikTok. anche TikTok, sì. Così. Ma la facciamo vedere la confezione regalo? O Sì, no? adesso io qua non ce l'ho più. Ce l'ho io, Cattiva, certo, perché te cattiva, l'hai aperta. perché l'avevo già tolta. No, troppo bellina. Io avrei voluto fare la. L'ho fatto con te l'unboxing stamattina e quindi poi non l'ho tenuto. Troppo bellina. Questa appunto è carta riciclata con Giusto, l'adesivo e poi all'interno ci sono appunto gli adesivi che hai fatto vedere tu. Per personalizzare un pochino l'agenda con il logo e con qualche disegno di boccettine che poi ci sono anche all'interno. quindi troverete tutto qui sotto, account Instagram, TikTok, il sito ovviamente dove acquistarlo. Io sono ancora contentissima, non so come, so che altro dire perché mi sento pure un po' impacciata. Grazie Sonia per aver pensato a me e spero tanto che ti auguro, spero, io sono sicura che questa cosa andrà bene e ti auguro di poter realizzare tutte le altre idee che ti sono già venute in mente. Te lo auguro di cuore. Grazie mille, grazie mille. Ma guarda, ci tenevo io invece a ringraziare te e a ringraziarti per il gruppo che hai messo su, soprattutto io ogni tanto lo scrivo, però veramente, guarda, mi sto anche commuovendo, aiuto. lascia stare. Sono molto contenta, insomma, di aver conosciuto te un pochino meglio e tutte le ragazze che sono fantastiche. Adesso Ok. piango davvero, aiuto. Basta. Ok, basta così. Comunque, no, davvero, grazie mille. Grazie a Grazie te, molte. Sonia, grazie. Fermo la registrazione, no? Vabbè. Aiuto. Eh sì. Vabbè, l'ho detto domani.